Davvero non ve lo aspettavate? Davvero pensavate di poter impunemente calpestare le persone come fossero sassi e senza che queste non provassero dolore? Credo anzi che voi lo abbiate fatto apposta. Credo che abbiate voluto che il nostro cuore battesse di rabbia per scagliarci contro chi ci avrebbe dovuto curare, che abbiate fatto di tutto perché la fiamma si accendesse. Ed è proprio questa la cosa che non vi perdonerò mai. Aver programmato ogni cosa perché la folla perdesse la ragione e distruggesse tutto. Perché è questo che volete. Questo è il vostro fine. Voi volete che in modo antidemocratico noi si distrugga la nostra democrazia per idolatrare voi, pazzi assassini. Già vedo alzarsi le voci dalle pance piene ed urlare che con la rabbia non si ottiene niente, che la protesta è volgare. Ed io per primo ho invocato l'uso della ragione. Ma cosa si può fare quando chi ha la responsabilità di condurre una nazione approfitta della sua inamovibilità temporanea per distruggerla, senza sentire le ragioni di chi soffre, affamando le persone, facendo il contrario di ciò che ha promesso per essere eletto? Come si ragiona con chi, più snob che mai, da oltre un anno promette e non mantiene, dice ma non fa e tiene in casa chi ha bisogno di lavorare, pagando Giuda per diffondere i suoi baci con ogni mezzo di comunicazione? E allora, se è ora di agire, vi esorto a farlo, usando strumenti morbidi, morbidi e deboli, ma efficaci. Strumenti come l'acqua, che sebbene liquida, ha sempre la meglio su materiali più duri. Li leviga, li consuma e alla fine spazza via tutto. Anche la parola è morbida, ma sa tagliare più di una lama quando sappiamo usarla onestamente. Il nostro obiettivo deve essere inequivocabilmente quello di riformare un sistema ingiusto e illiberale, di cancellare odiosi privilegi di chi sa giocare bene con la moneta, di rimettere al centro le persone che possono vivere in un vero stato democratico, dove nessuno sia dimenticato, dove chi soffre venga aiutato e chi sbaglia paghi. Abbiamo picconato per anni le nostre fondamenta ed oggi la nostra casa democratica ci sta crollando addosso, portandoci via la libertà e, tante volte, anche la vita. C'è chi oggi alza la voce e non sono minimamente contrario a che ciò avvenga, perché a nessuno, là in alto, è permesso di togliere la dignità alle persone e nessuno di noi deve essere disposto a farsela togliere senza lottare. Invito tutti ad essere gentili come l'acqua, perché il debole può sempre avere la meglio sul più forte. Ed invito tutti a non commettere più l'errore di pensare che siano meglio pochi uomini al comando che un parlamento di persone democratiche. Persone che però devono averti mostrato il loro valore e la loro fedeltà alla bandiera tricolore. Perché è solo questo che dobbiamo fare. Dobbiamo andare a riprenderci la nostra bandiera tricolore e farla sventolare alta nel cielo ed allontanare chi con la sua codardia o con il suo tradimento cercherà di fermare il vento. Se vogliamo bene all'Italia, se vogliamo bene a noi stessi, dobbiamo solo riuscire a rimettere a posto le cose come stavano quando le altre generazioni ce l'hanno consegnata forte ed orgogliosa.